chiamo Salvatore Aranzulla, ho 26 anni, mi sono nato nel 90 e sono nato in un piccolissimo paese della Sicilia che si chiama Mirabella in Baccari. È un paese piccolissimo, considerate che ha circa 1000 abitanti, quindi un paese minuscolo nel cuore della Sicilia. Lì all'età di 10 anni ho avuto accesso al mio primo computer. In realtà il mio avvicinamento all'informatica è nato un pochettino per caso. Costrinsi i miei genitori fondamentalmente ad entrare in un negozio di informatica, mi aggrappai a un computer e cominciai a piangere, a strillare, e mi comprarono il primo computer. Quindi né mio padre né mia mamma sapevano utilizzare il computer fondamentalmente. Da lì inizia un po' la mia storia. Io andavo a scuola durante appunto la giornata, tornavo a casa, studiavo, facevo i miei compiti e la sera, piuttosto che uscire, andare a giocare a calcio con i miei amici, dedicavo una parte della mia giornata a imparare a utilizzare il mio computer, quindi come risolvere i problemi che appunto avevo. Considerate che i primissimi computer, i primi sistemi operativi erano abbastanza instabili, quindi spesso non funzionava più Windows, occorreva cancellare tutto, magari alcune parti hardware del computer smettevano di funzionare improvvisamente ed era necessario sostituirle. Quindi cominciai da autodidatta all'età di 10-11 anni a cercare di risolvere quelli che erano i miei problemi. Quindi non mi funzionava Windows, benissimo, lo cancellavo e lo reinstallavo. Non mi andava un'applicazione, benissimo, la cancellavo e la reinstallavo. Non mi funzionava più l'hard disk, lo smontavo e cercavo di sostituirlo con un altro, il tutto da autodidatta. Considerate appunto la realtà piuttosto appunto limitata in cui, piccolina, in cui vivevo. Intorno all'età di 12 anni i miei amici incominciarono ad avere anche loro un primo computer, quindi cominciarono a chiedermi puntualmente come risolvere i loro problemi. Quindi venivano a casa mia, mi prendevano con la forza, mi portavano a casa loro e cercavo di risolvere un po' i loro problemi. E mi resi subito conto di una cosa piuttosto banale, che i problemi che questi miei amici avevano erano sempre gli stessi. Quindi più persone mi chiedevano la stessa domanda. Quindi di volta in volta dovevo spiegare ad ognuno di loro come risolvere lo stesso problema. Da qui un'idea. All'età di 12 anni incominciai ad avere accesso ad internet. Non internet, non la connessione veloce che c'è oggi, ma il cosiddetto 56K. Era una connessione estremamente appunto lenta, bisognava collegare il modem alla linea telefonica con dei costi esorbitanti. Considerate che mio padre faceva e fa l'infermiere. Io vengo da una famiglia di... noi siamo in sei, ci sono io, poi i miei fratelli e poi mio padre e mia mamma, quindi una famiglia normalissima con uno stipendio assolutamente normale da conti infermiere. Considerate che internet costava tantissimo, io mi collegavo, incominciai a 12 anni a collegarmi ad internet e il primo mese arrivò una bolletta altissima, una bolletta cioè pari alla metà dello stipendio di mio padre, una roba allucinante. Però mi appassionò appunto l'idea di poter entrare in contatto con persone che si trovavano lontane praticamente da me. Considerate, come dicevo prima, che vivevo in un paese con molto molto piccolo, dove le possibilità di confronto con altre persone erano molto limitate. Da qui l'idea all'età di 12 anni di raccogliere le risposte alle domande che i miei amici mi ponevano all'interno di un sito internet, che è quello che esiste ancora oggi, che è www.aranzulla.it. All'interno di questo sito incominciavo a pubblicare le soluzioni che davo ai miei amici, quindi andavo a casa dei miei amici, risolvevo loro il problema e raccoglievo la risposta all'interno del mio sito internet. Nel giro di pochissimo tempo queste risposte cominciavano appunto ad aumentare. Nel giro di pochissimi anni, quindi, il mio sito aveva più di 500 risposte a domande che puntualmente amici, conoscenti o anche i primi lettori mi ponevano via mail. All'età di 17 anni Virgilio, che era il primo portale in Italia, mi propose un accordo, quello di diventare il blogger tecnologico del portale Virgilio. Fu un risultato per me eccezionale. Io avevo 17 anni e il mio sito internet, che era abbastanza piccolino, fu scelto da Virgilio, quindi il primo portale appunto in Italia,
per costituire il canale appunto tecnologia, quindi per dare risposta alle domande che appunto i visitatori di Virgilio, i miei lettori, avevano appunto sull'informatica. Il mio sito ai tempi cominciò a realizzare un qualcosa come 300.000 visite al mese, per me era un numero eccezionale, considerate che io di base studiavo, cioè studiavo al liceo, tornavo a casa e proprio nel tempo libero gestivo questo sito, quindi era un qualcosa gestito in maniera assolutamente amatoriale, ma con un successo già all'epoca abbastanza comunque importante. All'età di 18 anni e con i primi ricavi che appunto realizzava il mio sito internet, decisi di abbandonare casa, quindi di salutare i miei genitori, di iscrivermi all'università a Milano, e quindi mi spostai fondamentalmente a Milano all'età 18, insomma alla fine dei 18 anni, per studiare all'università, il tutto diciamo mantenendomi tramite il mio sito internet. Come dicevo prima, io vengo da una famiglia molto modesta che non avrebbe potuto permettersi di potermi pagare gli studi universitari qui appunto a Milano. Il mio sito internet nel frattempo continuava appunto a crescere, continuavamo a pubblicare sempre più guide e il mio staff diciamo è cominciato ad ampliarsi. Inizialmente tutte le domande e le risposte venivano scritte da me, quindi fino al 2008-2009 qualsiasi articolo pubblicato sul mio sito internet veniva appunto scritto da me. Io rispondevo personalmente ad ogni singolo lettore, io ricevevo centinaia di email a settimana, puntualmente rispondevo a tutte, quindi tutti i lettori ricevevano appunto risposta all'epoca. Nel 2009 entrò un primo collaboratore, si chiama Andrea Guida, è ancora oggi uno dei collaboratori che lavora appunto con me su ranzula.it, e cominciamo a pubblicare un maggior numero di guide fino ad arrivare nel giro di pochi anni ad essere oggi il primo sito in ambito tecnologico in Italia. Considerate che noi oggi abbiamo pubblicato più di 7.000 guide. Queste guide sono tutte aggiornate, quindi i procedimenti che voi trovate sul mio sito internet, su ranzula.it, sono tutti procedimenti testati da noi, quindi vengono tutti quanti verificati e continuamente aggiornati. Considerate che un utente arriva su un articolo che è stato aggiornato da meno di due mesi, quindi sono tutti articoli straaggiornati, mantenuti bene, infatti eccetera. Quindi, che cercano di fornire una risposta all'utente, e considerate che adesso è il primo sito di informatica in Italia con oltre 13 milioni di visite al mese.